Stadio La Croce di Montegranaro, Jesina che fa visita ai padroni di casa, Leoncelli che cercano il riscatto dopo lo stop casalingo dell'ultimo turno ad opera del Montecchio Gallo, ma a partire in avanti è il Montegranaro che qui smarca in area di rigore per la conclusione in porta, Tissone che non trova la misura giusta, pallone che si spegne sul fondo, ad insistere è il Montegranaro con questo lancio lungo su cui c'è il recupero del pallone da parte di Marilungo che poi cerca Giallo in area di rigore, la conclusione alta sopra il montante, ancora Montegranaro che al recupero del pallone in mediana può ripartire la formazione di casa, la collaborazione fra Marilungo e Giallo smarcato di nuovo in area per la conclusione e questa volta non sbaglia il numero 11 del Montegranaro, il vantaggio della formazione di casa ai danni della Jesina che prova a reagire qui con Trudo, poi Polo Capomaggio appoggia su Nazzarelli, il pallone al limite e l'insistita manovra della formazione Leoncella che si conclude con la battuta dal limite dell'area di Giovannini che non trova la misura giusta, pallone che si spegne sul fondo e finisce qui per quanto riguarda la prima frazione di gioco nella ripresa, la punizione di Ciacana, controlla Taborda ma poi riparte subito su questo pallone il Montegranaro, Jesina sbilanciata può trovare spazio, può infilarsi negli spazi la formazione di casa e allora smarca Radojčić in area di rigore per il destro preciso all'angolino che raddoppia, partita in salita per la Jesina che si trova sotto di due reti sul campo del Montegranaro a riaprirla, è il colpo di testa di Cordella nel cuore dell'area di rigore, Jesina che accorcia le distanze e può provare a cercare di recuperare, qui Trudo riesce a recuperare un buon pallone, sprinta verso la porta, poi sterza, va alla conclusione col destro e palla che sfiora il palo e termina al lato, ma Jesina che a questo punto ci crede, ci prova ancora, va da Nazzarelli sull'out di sinistra, sterza, conclude col destro, controlla Taborda fra i pali della formazione di casa che soffre però la Jesina in questo frangente di partita, ancora un pallone recuperato dal solito Trudo, insiste la formazione Leoncella, la conclusione di Ciacana, respinge Taborda, poi si innesca la mischia in area di rigore con la Jesina che però non riesce a concludere in maniera convincente in direzione della porta, mette in Montegranaro, si fa vedere su questa azione di rimessa, è Tissone ad avere lo spazio per andare a concludere e non trovare la porta difesa da pistola, Jesina che ci prova fino alla fine a riprendere il Montegranaro, qui il colpo di testa con pallone che termina sul fondo del campo, ultimi tentativi per la formazione di mister Strappini, questo ulteriore pallone messo in area ma finisce qui, Jesina battuta per 2-1 dal Montegranaro.